dei giocatori importanti, Cutolo, Sforzini, giocatori che possono davvero fare la differenza in categorie come questa. La vittoria con lo Spezia ha lanciato la Virtus Entella verso un nuovo campionato. Il campionato della Virtus Entella adesso è soddisfazioni, calcio, divertimento, e quindi anche se vai in casa della capolista ti giochi la partita a viso aperto, beh, allora è il Carpi a dover avere qualche problema in più, qualche preoccupazione in più, e forse sicuramente ha più da perdere rispetto ai Liguri. L'altra partita è Cittadella Bologna. Beh, qui rischia grosso il Bologna, rischia grosso perché il Cittadella non è una squadra da tenere, da sottovalutare, perché va a vincere contro la Pro Vercelli fuori casa. Comunque sta facendo un campionato discreto. L'unica pecca sono i troppi pareggi, 12 pareggi è la squadra che ha pareggiato di più dopo la Virtus Lanciano, 12 pareggi, mentre la Virtus Lanciano ne ha fatti 13. Quindi, sai, accumulare tutti questi punticini ti può far bene per la classifica, ma ti fa rischiare di rimanere lì nelle sabbie mobili. Infatti 30 punti non sono sicuramente una certezza, una sicurezza per quello che è il campionato di salvezza del Cittadella. Il Bologna viene da questo punto di penalizzazione, sicuramente la squadra non ne risentirà, è una squadra forte dal punto di vista anche emotivo, ha un allenatore in gamba, intelligente e capace di poter trasmettere sicurezza ai propri ragazzi, e poi è una squadra abbastanza esperta da poter ovviare a queste problematiche esterne che però possono un po' dar fastidio se vanno avanti nel tempo. Diciamo che il Bologna i problemi ce l'ha in campo. Non vince e praticamente ha qualche problema anche ad andare in gol. I tifosi hanno un po' fischiato l'ultima giornata e quello 0-0 non è andato giù a molti tifosi, lo 0-0 con la Ternana, anche perché la Ternana rischia addirittura di vincere la partita. Quindi questa di Cittadella potrebbe essere la svolta anche per il Bologna per riprendere il cammino. Sono due belle partite, anche queste da guardare, un po' più bloccata forse Cittadella Bologna rispetto a Carpi Virtus Entella. Poi le altre sono partite divertenti, lo stesso Spezia Modena, lo stesso Frosinone Pro Vercelli, possono essere belle partite ricche di gol. Staremo a vedere, le commenteremo insieme martedì prossimo, io avrò il piacere di commentarle ancora qui su RCD, su BNews. Andiamo a leggere però chi non potrà far parte di questa 27ª giornata. Dunque, il giudice sportivo di Serie B ha reso noto gli squalificati. Ed eccolo qui l'elenco completo: Lorenzo Gonnelli e Federico Ceccherini del Livorno, Raffaele Pucino del Pescara, Massimiliano Scaglia della Pro Vercelli, Sergio Susciu del Crotone, Martino Borghese del Varese, Maurizio Sciaramitaro e Andrea Feola del Trapani, Simone Gozzi del Modena, Roberto Inglese del Carpi, Francesco Migliore dello Spezia, Andrea Paolucci Cittadella, Adriano Russo del Frosinone e Marco Zambelli, capitano del Brescia. Questi sono dunque i giocatori squalificati dal giudice sportivo in Serie B. Il nostro appuntamento dunque con BNews termina qui. Io vi ringrazio ancora una volta per la vostra attenzione e vi ringrazio soprattutto per la fiducia, la stima, l'affetto che mi state dimostrando settimana dopo settimana. È un piacere essere tornati qui su RCD a condurre questo che è un programma a cui io tengo moltissimo e sono felice di poterlo portare avanti con passione e con tanta, tanta, tanta buona volontà. Io vi rinnovo l'appuntamento a martedì prossimo alle ore 19, sempre qui su RCD per una nuova e divertente puntata di BNews. Ospite prossima settimana dovrebbe essere il nostro amico Bortolo Mutti. Prima di salutarvi, però, vorrei fare io due saluti in particolare. Vorrei salutare Fabrizio Bertè e una carissima amica, Cristiana Serangeli, che saranno, spero, ospiti miei la prossima settimana, se non questa, la prossima e la prossima ancora. Beh, il campionato è ancora lungo. Spero di poterli far salire sul treno di BNews per condurre insieme quello che è un programma dedicato a quello che è il campionato più divertente in Italia, quello di Serie B. Io vi ringrazio ancora, vi do appuntamento a settimana prossima, dunque, come ho detto, martedì, ore 19, RCD, e vi do anche un altro appuntamento tutto mio, ecco, giusto per chi mi voglia seguire. Sarò ospite nella trasmissione di Alessandro Santarelli, che ringrazio, Sport Reality, Canale 21, in streaming mi potrete tranquillamente vedere alle ore 20.
sarò in diretta per parlare anche lì di Serie B. Faremo il punto su quello che è il prossimo turno del campionato cadetto. Ancora grazie, ancora un abbraccio caloroso da Giovanni Remigare. B News finisce qui.